Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Quest'oggi i video saranno sui numeri principalmente. Infatti mi è stato chiesto sotto un post che ho pubblicato negli scorsi giorni dove vi dicevo di evidenziare tranquillamente quegli argomenti che vi interessano di più, così da fare dei video dedicati, mi è stato chiesto di fare qualcosa sulla probabilità che crea sempre qualche problema. In questo video quindi andremo ad analizzare qualche esercizio per l'appunto sulla probabilità, sul calcolo delle probabilità e uniremo a questo degli altri esercizi di tipo matematico, dei problemi matematici. Però poi sicuramente nei giorni a seguire farò altri quiz sul calcolo della sul calcolo della probabilità, perché appunto è un argomento che spesso non è così semplice da capire. Quindi allora partiamo con la domanda numero uno che appunto riguarda le probabilità. Allora, nell'estrarre una carta da un mazzo di carte napoletane, 40 carte, che probabilità c'è che esca una figura o un 4? Allora, come funziona un quiz del genere? Come bisogna ragionare per arrivare alla risposta correttamente e in un tempo non lunghissimo, perché sappiamo appunto che poi durante i concorsi il tempo, soprattutto per le prove attitudinali, è veramente poco. Quindi, la prima cosa che sappiamo è che questo mazzo ha 40 carte. Un mazzo da 40 carte, il classico con cui si gioca a scopa, briscola e altri giochi del genere, cioè ha i numeri da 1 a 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e poi alle figure che per comodità indico con J, Q e K. Ogni seme quindi avrà 10 carte per un totale di 40, quindi saranno 4 gli assi, 4 e 2, 4 e 3 e così via. Cosa ci viene chiesto? Che probabilità c'è che esca una figura o un 4? Allora, per ogni seme abbiamo visto che abbiamo tre figure, quindi il fante, la regina e il re, per i quattro semi, quindi 3 per 4 nel mazzo siamo a 12 figure. Un 4 invece, anche qua ce n'è uno per ogni seme, quindi avremo 4 4 nel mazzo, quindi 12 figure e 4 4. Quindi per ciò che ci viene chiesto, quindi una figura, un 4, ci sono 16 possibilità su 40, che è il totale invece delle carte, che appunto esca una figura o un 4. Nelle risposte però non vediamo 16 su 40, però possiamo tranquillamente ridurlo ai minimi termini e vedremo che si arriva alla risposta. Infatti se dividiamo per 2 abbiamo 8 ventesimi. È ancora riducibile poi a 4 decimi e ancora diviso 2 sempre diventa 2 quinti. E 2 quinti è proprio la risposta che abbiamo nella A, che quindi è la risposta corretta. Qua ho fatto il passaggio più semplice dividendo sempre per 2, in realtà 16 quarantesimi faceva subito 2 quinti se si riduceva per 8, perché si faceva 16 diviso 8 2, 40 diviso 8, 5, e avevamo già i nostri 2 quinti, che è la nostra risposta corretta. Quindi la risposta è la A. Poi, domanda numero 2. Questo è un problema, non è proprio della probabilità, però non è neanche così distante. Allora, cosa ci viene chiesto? 20 mucche hanno mangime per 19 giorni. Se le mucche fossero 5, quanti giorni durerebbe il mangime?
poi in realtà non è particolarmente difficile, nel senso che 20 mucche, 19 giorni. Se le mucche diventano 5, ragionando così senza numeri, con meno mucche chiaramente, mangiando lo stesso quantitativo, il mangime dura per più giorni. E tornando alla matematica, da 20 a 5 dividiamo per 4, avremo quindi un quarto delle mucche che rimangono, perché erano 20, diventano 5. Al tempo stesso, i giorni non dovremo dividerli per 4, ma dovremo moltiplicarli per 4 a quel punto. Perché chiaramente essendoci meno mucche ci saranno più giorni, quindi è questo il ragionamento da fare. Quindi andremo a fare 19 per 4 che fa 76 e quindi se le mucche fossero 5 il mangime durerebbe per 76 giorni. Poi ancora, anche qui un piccolo problemino, anche questo non di eccessiva difficoltà. Allora, Paolo ha preso in prestito 500 euro e pagherà il 10% di interesse annuo. Quanto interesse paga ogni mese? Qui dobbiamo fare un doppio calcolo. Cioè, prima sappiamo che ha preso in prestito 500 euro e su di esso paga il 10% di interesse. Quindi la prima cosa da fare è capire quanto è il 10% di 500 euro. Quindi 500 diviso 10, il 10% insomma fa, o per il 10%, come si vuole, arriva a 50 euro. Quindi l'interesse che paga ogni anno Paolo è di 50 euro. Quanto interesse paga ogni mese? A questo punto l'operazione è semplice, nel senso che si fa 50 diviso 12 e avremo la nostra risposta. La risposta corretta, ve lo dico, è 4,17. Se uno avesse difficoltà a mente a calcolare una risposta con la virgola, di fatto possiamo vedere le risposte, andare per esclusione, perché 50 diviso 12, 12, 24, 36, 48, quindi sarà 4 e qualcosa. Quindi escludiamo subito 5, escludiamo 6, escludiamo 5 e mezzo, rimangono le altre due, però per essere 4,5, sempre facendo la mente, sarebbe 12, 24, 36, 48, poi 5 sarebbe 60, il 4 e mezzo sarebbe a metà tra il 48 e il 60. E quindi sarebbe 54. Qua abbiamo 50, quindi la nostra risposta, anche facendo questo controllo così a livello mentale, è 4,17. Poi ancora un problemino, prima di vedere poi l'ultima domanda, che invece torniamo al calcolo delle probabilità. Allora, una tipografia stampa 900 libri in 20 minuti. Se ne stampasse uno al secondo, quanti ne produrrebbe in più e in meno nei 20 minuti? Allora, uno al secondo cosa significa? Che sarebbero 60 al minuto, uno al secondo. A questo punto 60 al minuto significa 600 aggiungendo uno zero in 10 minuti e in 20 minuti, chiaramente mantenendo la stessa proporzione, diventa 1200 libri. Quindi la domanda è: quanti ne produrrebbe in più o in meno nei 20 minuti? Prima ne stampava 900, adesso 1200, quindi ne stampa 300 in più. Infine, la domanda numero 5, sempre con un mazzo di carte, estraendo una carta da un mazzo di 40 carte, con 20 rosse e 20 nere, calcolare la probabilità che esca un asso nero. Allora, come ho detto prima, le carte sono 40, e sono 10 di ogni seme.
Gli assi in tutto saranno 4, chiaramente, 2 rossi e 2 neri. Qua ci interessa l'asso nero, quindi gli assi neri sono solo 2 in un mazzo da 40. 2 su 40. Riducendo i minimi termini, 1 su 20. Quindi c'è una possibilità su 20 che esca un asso nero su un mazzo di 40 carte. Quindi la nostra risposta corretta è la D.